È trascorso un anno, eppure sembra ieri. Sembra ieri quando Francesco Casale, che il 29 luglio 2013 ha subito i capricci del suo cuore che ha deciso di fermarsi, afferrava la sua arma migliore, la penna, e seguendo quella morale che gli era propria, i dettami della deontologia professionale, nonché lo spirito combattivo e audace delle battaglie civili, metteva su carta fiumi di parole che erano spine al fianco di chi doveva in qualche modo lavorare per costruire un mondo migliore, partendo dal suo Molise che lui desiderava. Era diverso, competitivo, concorrenziale. Già è passato un anno. La morte di Francesco Casale, amico e collega di primo piano Molise, ha lasciato un vuoto enorme. La sua scrivania, il suo PC, i suoi sguardi, le sue parole, la sua calma e la sua fermezza. Di lui manca tutto, ogni cosa. Era giovanissimo quando iniziò a collaborare con le prime radio private, poi con i giornali e le TV locali. Una passione, il Milan. Ma l'essenza della sua vita era il giornalismo. Scriveva fino a notte fonda con l'acutezza che lo ha sempre contraddistinto. Una professione di cui era diventato autorevole protagonista soprattutto negli ambienti politici della sua Isernia. E la genialità dello spirito lo aveva reso caro a tutti, anche a quelli che spesso bacchettava. Francesco era una delle prime penne di primo piano Molise, uno dei primi, come dire, acquisti della famiglia Ricci, arrivato in redazione qualche mese dopo la nascita del quotidiano. Insieme ad altri colleghi si occupava prevalentemente della politica isernina, ma era altrettanto attento e puntuale quando gli si chiedeva di occuparsi di cronaca o attualità. Il suo acume, tipico degli osservatori attenti e scrupolosi, lo portava spesso ad anticipare i tempi, soprattutto sugli orientamenti politici della sua città. Francesco se n'è andato il 29 luglio di un anno fa, in silenzio. Come in silenzio amava lavorare, senza però mai lesinare un sorriso, sempre pronto per un consiglio, disposto ad ogni sacrificio per rendere un pezzo sempre un pezzo migliore.